Noi volevamo che giustizia doveva essere fatta da noi, non da altri e dagli stranieri. Ecco, e qui col CLN che cosa avete deciso ecco, allora? Ecco, noi discutemmo di queste cose con... Era il 26 aprile mattina. Il 26 aprile. Poi ci riunimmo il giorno dopo, il 27. E il 27 ci si comunicò che Mussolini, la colonna Mussolini, era stata catturata dai partigiani, dai garibaldini. Ecco, allora quando avete saputo che Mussolini è stato catturato, cioè, sì. Voi cosa avete saputo di questa cattura? Dunque ci portarono la notizia, ce la diede Longo, non è vero, perché era stato catturato dai garibaldini, furono loro fortunati a prendere Mussolini. E allora Marazza subito chiese una cosa che mi sembrava logica, dal punto di vista direi politico e giuridico anche. Marazza disse, va bene, è stato catturato, sia consegnato al Comitato di Liberazione Alta Italia, ci riuniremo e giudicheremo e decideremo il da farsi. Allora, dopo la proposta Marazza, che cosa è successo praticamente? E dopo la proposta Marazza, parliamoci chiaro, io ero preoccupato perché temevo che si perdesse tempo e che Mussolini cadesse nelle mani degli alleati. E con questa preoccupazione io mi avvicinai all'amico, al compagno Longo, e gli dissi: Luigi, mi raccomando. E lui mi rispose: stai sicuro. E me ne andai via tranquillo, perché con questa risposta io ero certo che Mussolini sarebbe stato giustiziato da chi l'aveva preso, cioè dalle formazioni garibaldine. E andaste al comando del... Andammo al comando del corpo d'armata, dove era il comando del corpo volontari della libertà.